credo che sia uno strumento importante. È ovvio che questo non vuol dire cantina selvaggia o garage selvaggio, vuol dire che comunque c'è un lavoro all'interno anche della dialettica all'interno della regione per migliorare, per far in modo che comunque i provvedimenti possano uscire coerenti con quella che è il nostro rispetto per l'ambiente e rispetto per il decoro urbanistico e per la sicurezza, però allo stesso tempo con la consapevolezza che oggi ci sono delle norme che sono eccessivamente penalizzanti nei confronti dei cittadini che comunque con dei piccolissimi accorgimenti possono migliorare la loro qualità della vita. Quindi credo che questa è una classica normativa che deve essere la risultante di un dialogo all'interno del Consiglio regionale. In una fase abbastanza avanzata di confronto all'interno della coalizione, quindi c'è un lavoro che ha fatto l'assessore Ciacciarelli insieme agli uffici di gabinetto che è una base importante di discussione. È ovvio che ci sarà una rivoluzione perché l'ATER vive di paradossi che se quando io li ho scoperti non riuscivo a crederci. Noi paghiamo centinaia di milioni di euro perché le case ATER sono considerate seconda casa, quindi come IMU al comune di Roma. E quindi questo ovviamente fa sì che una volta pagate le imposte, pagata la Tari anche sulle case occupate e in maniera illegale, e purtroppo lì c'è giurisprudenza, quindi noi ci dobbiamo far carico di tutta una serie di spese che incombono e che sulle quali ovvio noi andremo a ridefinire un rapporto con l'ente principale, il nostro interlocutore principale che è il Comune di Roma, ma anche con gli inquilini, un nuovo patto, perché questa è una situazione che diventa insostenibile. Quindi una volta che avremo raffinato queste cose, io credo che entro la fine di maggio, primi di giugno, insomma comunque entro prima delle vacanze estive, sicuramente questa legge atterrerà in consiglio regionale.